a tutti, torniamo a parlare di religioni, soffermandoci sul ruolo che avevano gli arcangeli Samael e Lucifero. Inizio ricordando che per le tre religioni più importanti e più popolari al mondo, Islam, ebraismo e cristianesimo, questo è l'arcangelo, questo ruolo, questo Samael, ha il ruolo di accusatore, seduttore e distruttore, ed è spesso associato all'angelo della morte, Azrael, perché naturalmente sono nate dalle stesse credenze di base. Insieme sono conosciute come le religioni avramitiche e sebbene differiscano nei diversi sistemi di credenze, hanno ancora molte cose in comune. Uno di questi è l'immagine oscura di Samael, spesso tradotto come Satana o il Grim, mietitore. Samael è l'onnipotente arcangelo della morte. Ci sono molti angeli potenti e demoni terrificanti nella Bibbia, da Lucifero ad Azazel, ma Samael è il più importante perché è eternamente leale al suo Dio. Quindi vediamo chi è Samael. Samael è un arcangelo buono e nel contempo crudele. Secondo la tradizione talmudica, pur desiderando che gli uomini agiscono secondo il male, resta un servo di Yahweh, quale angelo risiede nel settimo cielo, benché arcangelo del quinto cielo, poiché in quest'ultimo risiede la Merkabah, il trono della gloria di Dio. È uno dei ruoli principali nella tradizione ebraica è quello appunto di angelo della morte. Nella letteratura rabbinica, Samael ha il ruolo di accusatore, di accusare gli uomini innanzi a Dio. Nel Targum di Jonathan viene identificato per la prima volta come angelo della morte. Per questo, nel Tosafot Abot de Rabbi Nathan, punto 6, attribuito a Rabbi Nathan, viene chiamato Samael il maledetto, la testa di tutti i diavoli. Nella gerarchia angelica il posto di Samael è superiore a quello degli Hayot, creature celestiali del cielo, e anche dei serafini. È un angelo dall'aspetto orribile con 12 ali. E si dice che è il capo di 2 milioni di angeli e di altrettanti demoni. Nel Deuteronomio Rabba 11, appunto 7, si cita testualmente: Dio ordinò a Michele e a Gabriele di prendere l'anima di Mosè e portarla in cielo, ma entrambi si rifiutarono. Dopo ciò Dio ordinò a Samael il maledetto: va e prendi l'anima di Mosè. Quando Samael vide l'anima di Mosè seduta a trascrivere l'ineffabile nome, che lo splendore del suo aspetto era pari a quello del sole e che somigliava ad uno degli angeli del Signore degli eserciti, ebbe paura di Mosè e pensò: sicuramente nessun angelo riuscirà mai a cogliere l'anima di Mosè. Samael si racconta che si accompagnò a Lilith. Queste sono due figure della tradizione ebraica, spesso associate al male e alla ribellione. Secondo alcune fonti, Lilith era la prima moglie di Adamo, creata da Dio insieme a lui dalla polvere della terra. Tuttavia, Lilith si rifiutò di sottomettersi ad Adamo e fuggì dal giardino dell'Eden unendosi a Samael, l'angelo della morte. Lilith divenne così la madre dei demoni e la nemica giurata di Eva, la seconda moglie di Adamo, come sappiamo, creata da una sua costola. Così ci viene raccontato. Le stesse fonti ci raccontano che Samael e Lilith si amarono appassionatamente e generarono molti figli demoniaci. Alcune altre fonti dicono che Samael
fosse anche il serpente che tentò Eva nel giardino dell'Eden, usando le parole di Lilith. Bene, per finire diciamo che Samael significa veleno di Dio o cieco di Dio e deriva dall'ebraico Sam, veleno, e El, Dio. Questo nome non è usato nella Bibbia, ma nella tradizione ebraica successiva, dove indica un arcangelo malvagio, associato, come abbiamo ricordato, all'angelo della morte, Azrael. Questo per quello che riguarda Samael. Ora vediamo di parlare brevemente di Lucifero, ricordando che il nome Lucifero significa, come tutti sanno, portatore di luce, e deriva dal latino lux, luce, e ferre, portare. Questo nome è usato una sola volta nella Bibbia, in Isaia, capitolo 14, versetto 12, dove si riferisce al re di Babilonia, che era orgoglioso e arrogante, che fu umiliato da Dio. I padri della Chiesa, come spesso è successo, hanno interpretato questo passo come una metafora della caduta di Satana, il capo degli angeli ribelli, che voleva essere come Dio e fu scacciato dal cielo. Lucifero è il nome classicamente assegnato a Satana, dalla traduzione giudaico-cristiana in forza dell'interpretazione prima rabbinica e poi patriastistica di un passo di Isaia 14:11. Lucifero era un cherubino, una gerarchia angelica superiore agli arcangeli, che si ribellò a Dio e fu precipitato sulla terra con i suoi angeli ribelli. Lucifero è anche chiamato il diavolo o Satana e seduce la terra. Secondo la tradizione cristiana, Lucifero era il più bello e potente tra gli angeli creati da Dio, ma si lasciò sopraffare dall'orgoglio e dalla superbia, volendo essere come Dio. Per questo motivo fu scacciato dal paradiso insieme ad altri angeli che lo seguirono nella sua ribellione. Lucifero divenne così il nemico di Dio e degli uomini, cercando di ostacolare il piano divino e di trarre le anime alla perdizione. Nella Bibbia viene spesso descritto come un serpente o un drago che inganna Eva nel giardino dell'Eden, Genesi 3, che tenta Gesù nel deserto, Matteo 4, che accusa Giobbe davanti a Dio, Giobbe 1, versetto 2, che combatte contro Michele e i suoi angeli, Apocalisse 12, che viene gettato nell'abisso per 1000 anni, Apocalisse 20, e infine destinato al fuoco eterno, Apocalisse 20. Bene, questo è quanto. Spero che questo video sia stato di vostro interesse e saluto tutti coloro che sono arrivati alla fine di questo racconto. Ci sentiamo naturalmente in un prossimo video.